007. 007 significa 00 significa licenza di uccidere, poi 7 era un numero assegnato a questo agente. While 7 is his identification within the elite unit of MI6, Intelligence Service. Allora, io ho visto questo film ieri e volevo un attimo parlare. Perché come sappiamo il rettile non è che, cioè, i film non è che si fanno per fare soldi, si usano i soldi per far fare il film alle pecore, che altrimenti non te lo farebbero. Ma in realtà i film vengono usati per propaganda, cioè per programmare le pecore, no? Come viene programmata la pecora con un film del genere? Uno crede che ci sono questi agenti segreti che lavorano contro i terroristi, quando il terrorismo noi sappiamo che è creato dal sistema stesso, perché se non c'è il male, a quel punto il sistema non avrebbe un cazzo da fa, invece deve passare per quello che ti protegge. E quindi l'agente segreto fa apparire, quindi con questi film polizieschi generalmente, dà questa immagine di noi Stato con le forze dell'intelligence, eccetera, eccetera, vi difendiamo dai cattivi. Quindi questa è la propaganda in questi tipi di film. Ora, si può chiudere anche qua il video, diciamo, perché questo è il succo. Però c'erano dei passaggi interessanti qua e là che adesso leggeremo e vedremo di cosa si è trattato, diciamo, in questo film. E parte subito con la solita scena praticamente la telecamera qui è dentro la pistola e qualcuno stava, qualche terrorista stava per ammazzare il nostro uomo dello Stato. Questa è una cosa che va molto, i giudici che vengono uccisi dai mafiosi, eccetera, eccetera. È sempre questa immagine. Lui poi, mi era piaciuto particolarmente, vabbè, questa è la scena iniziale del film, che io devo andare così, ovviamente qui abbiamo una piramide, cioè, così, senza la punta in alto, tutti in un caso. E devo andare così, prendo dei frame qua e là, perché altrimenti diciamo che il rettile è in casa. Ecco, diciamo che io andando avanti qua e là, diciamo, volevo appunto, ecco, mi si è un po' impallata. C'erano delle polemiche, perché questo film è stato ripreso in fra le tante location è stata usata anche l'Italia, qui credo siano in Norvegia anche hanno fatto riprese, però ecco, le riprese in Italia sono state fatte tra, diciamo, la parte tirrenica della Calabria, diciamo, Campania Calabria, e dove ci sono queste scene qua, diciamo, un po' queste un po' rocciose, queste strade, questa a quanto pare la statale 16 o 18, insomma, in quella corsa tirrenica, molto bella, eccetera. E poi ci sono state polemiche, perché siccome sono state fatte riprese a Matera, che è una città che io non ho visto ancora, ma a Matera, se non sbaglio, che la chiamo la città delle pietre, è stato girato anche un film di Pasolini, anche sulla Madonna, c'era, c'era. E quindi, ma anche altri hanno fatto ripresa a Matera, perché a quanto pare è un bel posto, c'è questa città in mezzo alle rocce. Però per esigenze di cinematografiche,
quando ad un certo punto in questo film James Bond con la sua Aston Martin deve prendere tipo il treno, eccetera, eccetera, a quel punto fanno credere che stanno riprendendo sempre lì a Matera, ma in realtà fanno delle riprese in una località che sta tipo a 200 km più lontano di Matera. E quindi le pecore invece che insomma c'è una parte qui della stazione del treno, adesso vediamo, che si gira in un paesino che si chiama Sapri, e addirittura anche questo pezzo qua del ponte viene girato su un'altra località, sempre vicino a Matera, però non è Matera. E quindi ci sono queste polemiche. Il rettile dice, magari ha pensato, siccome è cambiato proprio cioè quando ci sono le riprese dove James Bond fa quelle riprese alla stazione, questa qua, lui ci troviamo a Sapri, però il rettile ha detto, ma Sapri non... Mi sembra un po', cioè non è cinematograficamente parlando, non è proprio. E quindi a quanto pare, cosa che io non ho notato, però vediamo adesso se ci riesco, ha cambiato i cartelloni anche, ha cambiato, e li ha chiamati per questa cazzo di stazione, l'ha chiamata, invece di Sapri, l'ha chiamato, vediamo un po' se risulta. Dice insomma che ha cambiato proprio la cartellonistica insomma, invece di Sapri l'ha chiamato, ha inventato un nome diverso. Anche perché qui hanno fatto riprese a Sapri, non molto a quanto pare cinematografico come nome, e un'altra che era ancora più ridicolo il nome di un'altra città lì sempre lì vicino. E quindi li hanno cambiati in Civita Lucana, quando in realtà questo è Sapri. E le pecore lì di Sapri ci sono un attimo, oh, perché non c'hanno, hanno cambiato il nome, eccetera, eccetera. Le pecore si sono un po' offese di queste cose. Ora, parlando invece di cose più serie, quindi abbiamo capito lo scopo del perché di questi film, che sono pura propaganda. E non vedo ste cazzo di cartelloni che mi dicono che hanno cambiato i cartelloni nella stazione, ma non li vedo. Poi c'era questa sequenza iniziale, questa grafica iniziale che era molto ben curata e pensavo, minchia, quanto cazzo hanno speso, cioè il rettile non bada a spese, perché cioè, se tu vedi questa animazione che loro fanno qui, è spettacolare proprio, fra le animazioni più belle che ho mai visto, proprio, tutto in 3D qua, e però rappresenta proprio così bene il film, quello che sarà, eccetera, eccetera. Ah, queste pistole che formano un DNA e sparano, creano questa, insomma, è stato graficamente, poi queste facce che si creavano e poi si sparivano, una roba impressionante, cioè solo per fare questa animazione qua quanto cazzo di tempo ci è voluto, ovviamente, questa è la forza del rettile, ti dai i soldi e riesci a far ballare le pecore davanti al computer e te creano queste cose qua. Ora, qual è diciamo, perché fa vedere il DNA lì? Perché a un certo punto qua, in questo film, si basa su questo cazzo di solito virus modificato in laboratorio, eccetera, eccetera, che ucciderà tutti quanti, e addirittura in modo selettivo, cioè loro l'avevano modificato in laboratorio in modo che solo certe persone potessero morire da questo virus lanciato nell'aria. Ora,
Noi possiamo dire quello che cazzo ci pare, che i virus non si attaccano, eccetera, eccetera. Ma nulla ci toglie, ragazzi, che il rettile ti può dire che il terrorista ha lanciato questo virus nell'aria e quindi per questo state morendo. Ma in realtà magari non è il virus, ma è semplicemente, che ne so, usa onde elettromagnetiche e ti fa fuori, per dire, no? 5G e tante altre cose, no? Questo non cioè, resta il fatto che comunque sia, anche se magari noi non crediamo ai V, diciamo, resta comunque il fatto che il rettile è talmente avanti e potrebbe avere talmente tecnologie che noi non possiamo nemmeno immaginare, che comunque va fuori, insomma. E comunque siamo una merda, diciamo. Però tutto questo film, diciamo, si basa sempre su questa programmazione del solito. Ecco, questi sono gli scienziati che hanno questo virus modificato, eccetera, eccetera. Il terrorista va lì e gli ruba questo virus modificato. Minchia, e sono russi, guarda caso, sono russi anche. Cioè, è come se questo è il film del 2021, quindi ci stavamo già programmando con. Poi ci sono i low hacker anche, l'hacker che entra, eccetera, eccetera, che si chiama Q. Come QAnon, insomma, tutte cose che ti fanno capire che i film vengono usati ovviamente per programmare la paura. Però per fortuna c'è l'uomo dello Stato che ti salva, che in questo caso è James Bond, e che va, insomma, a combattere con i cattivi, che i terroristi russi cattivi o comunque di tutto il mondo. E però quello che volevo, diciamo, isolare da tutto questo, che è stato comunque interessante, è stato quando il nostro eroe dello Stato, James Bond, 007, parla appunto con il terrorista numero uno, che poi ovviamente alla fine sconfigge, e però c'è una discussione interessante qua nel film, che adesso andremo a vedere, quando lui parla. Vediamo se così scorrendo velocemente tutto il film. Se faccio così, YouTube non se ne accorge che sto. Però se metto play, ovviamente se ne accorge. Se sono frame così, non succede niente. Ecco, questo è il cattivone che viene interpretato da Mr. Robot, quello che ha fatto Mr. Robot, no? Questo qua. Lui è un russo cattivo, eccetera, eccetera. E quindi adesso andiamo un po' a vedere come caso. Ah, poi la donna di James Bond si chiama Madeleine. Come ci sono queste voci, insomma. Cioè, lui sarebbe Gesù, diciamo, il Salvatore, no? E lei Maddalena, no? Quindi, anche i nomi non sono ovviamente scelti a cazzo. Ora, se noi andiamo a vedere quando, diciamo, James Bond sconfigge il cattivone, il nostro Mr. Robot, succede che. Questa scena qua era bella. Questa scena dell'inseguimento nella foresta in Norvegia, credo che l'abbiamo fatto. È fatta molto bene questa. Cioè, a me non mi piacciono i film d'azione, infatti quando ci sono pezzi d'azione scorro sempre perché so, insomma, che. Sai già, capisci che non succederà un cazzo, vai avanti. Però questa scena invece qua l'hanno fatta veramente bene, cioè questo inseguimento qua con queste jeep, eccetera, eccetera. Ok, non ho fatto un cazzo a nessuno, e anche non ci interessa, però è fatto bene, eccetera. Però volevo, ecco, arrivare al punto dove James Bond parla col cattivone. Arriviamo, ecco, qui la scena dove James Bond parla col cattivone, si mette in ginocchio anche, perché il cattivone ormai ce l'ha in pugno, l'ha disarmato e lui, insomma, mi dispiace, qui ovviamente stava fingendo, poi dopo li ammazza tutti le guardie là, però il cattivone scappa lì per lì, però lui lo riprende. Però in questo punto qua loro parlano, dialogano insieme e si dicono queste cose.
adesso. Allora, loro si dicono queste cose qua. Anzi, facciamo così che appare piano piano, così non vedete quello che c'è sotto. Dice Bond al cattivone: ma questa cosa che voi state costruendo, noi possiamo prenderla come il nuovo ordine mondiale, per dire. E mette tutti, it puts everyone, the whole world, on a battlefield. Ci mette tutti in una battaglia, che in realtà è quello che fa il rettile, cioè ci mette pagandoci, ci fa combattere l'un l'altro, così facilmente. La pecora non è che combatte per libertà, per patriottismo, eccetera, no, la pecora combatte perché la paghi, ovviamente. The whole world on the battlefield, cioè, che cazzo state facendo? Dice il buono in questo caso. Il bello perché come cambiano anche le parti, cioè il rettile che ha creato questo film fa finta di parlare male di se stesso alla fine, perché adesso vediamo. Allora, no, nobody gets a chance, nobody gets a chance, ecco, nobody gets a chance. Nessuno ha nessuna possibilità qua di salvarsi, cioè, tu ci dai sti cazzi di soldini e noi agiamo, siamo pound, come cazzo si dice, le pedine tue. The thing that no one wants, ma adesso gli risponde lui il cattivo, questo qua, gli dice: la cosa che nessuno vuole ammettere però è che la maggior parte della pecora want things to happen to them, vuole che le cose succedano a loro. Senti, fanculo, mettiamo tutto. We tell each other lies about the fight for free will and independence. E noi ci illudiamo, insomma, sulla volontà e l'indipendenza. Ma in realtà noi non la vogliamo, questa indipendenza. Noi vogliamo che qualcun altro ci dica come vivere, dice il cattivo. Per questo io vi sto controllando, dice, perché voi siete così. In realtà è, sì, è così. La pecora vuole essere gestita. And then die when we are not looking. We want to be told how to live. And then die when we are not looking. Morire quando non vediamo, se non vogliamo nemmeno le cose brutte della vita. La gente vuole, insomma, non sapere le cose, ok? E the few of us, e quei pochi di noi, sono nati per costruire, per gestirle queste pecore, no? Dice. E quindi io sono questo dio invisibile, dice, sta dicendo al James Bond, no? E sneaking under the skin, insomma, alle loro spalle, insomma, io gestisco il loro mondo perché loro sono dei bambini, no? E adesso arriva l'uomo dello Stato che dice al cattivone. In realtà, cioè, questo è il rettile, il cattivone è il rettile, ragazzi, che il rettile si vuole sostituire a Dio e gestire questa pecora così dietro alle loro spalle. Neanche poi così dietro, ragazzi, che se le pecore adesso il cervello capirebbero che sono gestiti, ma non vogliono vedere la realtà le pecore. Quindi si beccano. You know that history isn't kind to those who play God. Questi hanno play God da sempre. Cioè, dice, la storia non è molto buona con quelli che hanno voluto fare Dio, no? E magari la pecora che vede sto film pensa ai Hitler o che cazzo ne so, Mussolini, che cazzo, Stalin, eccetera, eccetera.
E in realtà qua non devi vedere quelli, devi vedere il sistema che già ha il potere adesso, che ci gestisce, che in realtà gestiva anche questi pupazzi di Hitler, eccetera. And you know, Israel isn't kind to those who play God. And you don't? No, non capendo adesso chi cazzo dice questa cosa, non lo capisco. Allora, we both eradicate people to make the world a better place. Entrambi noi facciamo fuori le pecore per migliorare il mondo, dice. I just want to be a little. Io voglio essere solo un po' più efficiente in tutto questo. Without collateral. Insomma, ragazzi, vedetevi il film così capite meglio tutto questo. Però è un po' interessante questo punto. I want the world to evolve. Ecco, voglio che il mondo evolva. Yet you want it to stay the same. Invece dice a Bond che, anche se l'uomo dello Stato poi sta salvando il cattivone, dice, tu vuoi invece che il mondo rimanga così com'è, io invece voglio che evolva. In realtà questo è il rettile sta cambiando continuamente. Noi invece pecore, siccome ci piace il passato dove magari si stava un po' meglio, perché ovviamente perché questa gabbia col tempo è sempre in evoluzione, diventa sempre peggio per noi. Ovvio che a noi ci piacerebbe che le cose stino così come stino, così come stanno. E let's face it, we've made you redundant. Ammettiamolo, ormai siete inutili. Se vi abbiamo resi obsoleti, dice il cattivone qua, no? Ed è vero, questo è quello che pensa il rettile, ragazzi, per questo ci sta facendo fuori, ovviamente. Noi siamo inutili, non sanno proprio che cazzo farci. Creano lavori così giusto per farci tenerci buone qua. Cioè, con tutta questa tecnologia, ragazzi, ancora c'è gente che lavora alla burocrazia, tutte queste cose. Perché non sa dove cazzo mettere a pagare, no, piano piano li fa fuori. Not as long as there are people like you in the world. Insomma, James Bond dice, ah, oh, no, finché ci sono persone cattive come te. A caso. Le persone cattive che crea il rettile stesso è la forza del rettile, cioè creare la persona cattiva. And with all due respect to the enormity of your tiny achievements, all you're really doing is standing in a very long line of angry little men. Ah, insomma, tu sei come Hitler, eccetera, eccetera. E qui altri cattivoni che hanno voluto controllare il mondo, ma non ci sono riusciti. Grazie a me che lavoro per lo Stato. I'm not angry, just passionate, dice il cattivone. Disable your explosives. Ok, ecco, continua l'azione, eccetera, eccetera. Beh, ragazzi, abbiamo visto questo film e io ho voluto, diciamo, poi alla fine, proprio come Gesù, il nostro eletto qua, diciamo, The One, si sacrifica per salvare il mondo. Infatti, l'isola, ecco questa qua, lui uccide il cattivone qua. Ecco, uccide il cattivone e poi fa esplodere tutta quest'isola dove c'è il virus cattivo, eccetera, eccetera, salvando l'umanità. Ecco, qui esplode tutta l'isola. Lei piange perché ha perso, Maddalena piange perché ha perso Gesù, ma Gesù ovviamente risusciterà perché ci sarà un'altra di serie, quindi Gesù risuscita, ragazzi. Alla prossima!